Ebbene sì ragazzi, Adrian l'ha fatto di nuovo. Ha battuto il suo stesso record del mondo sulle ranked di Warzone di 33 kill, facendosene 34 in questa partita. Però come avete letto nel titolo e nella miniatura, c'è qualcosa di strano in questa partita. Già vedrete durante il gameplay che in una fight uccide il primo sulla muraglia e poi si gira verso chiesa e mirando gli si locca la mira. State attenti a quando succede e fatemi sapere nei commenti se è un lock da aimbot o sono io che mi sbaglio. Adesso continuiamo con la reaction e vediamo insieme. Come al solito ho cominciato la partita nella parte dell'antenna, vicino al faro. C'è un paio di kill, ne segue un altro, si fa il terzo facile a pistola. Per il momento tutti diamanti. Segue il terzo che è appena caduto. Ne sono due, attenzione. Riesce comunque a farseli anche se ha rischiato. Pensavo ce ne fossero due lì. Adesso va loadout, prenderà le sue armi. Come al solito si gioca con HRM9 e RAM. Spero che con la season 3 che esce domani cambia. Da due mesi che si gioca sempre con la stessa cosa. Come ho detto altre volte, se esce qualcuno che uccide ed è bronzo è un bug. Prendere un camper qui nella torretta. C'era un altro, attenzione, questo un po' sparava. C'è mezza vita. Tira un aereo. Fare. Quest'altro qui fermo nell'angoletto. Ho già 9 kill. We could drop a fucking, we could drop a banger. I mean, unless you have to, but this lobby is fucking terrible. Va alla zona di libreria, prende un'impicchiata, lo cracca, se lo fa, squadra whippata. Yeah, you're not finding the same people I'm fighting, by the way. They're fucking up next or what? C'è la libreria. The kids that I'm fighting are just fucking dirt. Altro che vola, altro che se ne vola. Si ripuscono in due, attenzione, il primo, il secondo, qua. Quando ti pushano in due così è impossibile farteli, anche se sei Adrian. Torna al loadout. Di nuovo le scarpe. Equipati anche questi. Siamo a 12 kill. Marca uno qui dietro. Un altro cade, muore. Attenzione nel fumo, si vede. Io con lo crack con questa granata. La gente porto safe, uscia sotto, riesce a scappare, gli fa un refrag, però non gli dà niente il colpo. Entra nella casetta nascosto, lo craccano da dietro. Comunque non so voi, forse sono io che non capisco, però tutti quelli nascosti nelle casette li va a trovare sempre. Racco con un paio di granate, gli cade un altro, un buco, sicuramente se lo fa.
momento siamo già a 18 kill. Al secondo cerchio. Un altro qui sotto. Vado bene, non lo trovo più. Quello qui. Questo un po' almeno sparava. Però eliminati anche questi. Comunque, come diciamo al solito, le lobby americane, secondo cerchio, 8 team. Sono tutte un'altra storia le lobby americane, che la giocano tutti. Da noi 8 team stanno al quinto cerchio, pure di più. Squadra whippata, ne rimangono 7. Cerchio. Un paio di UAV. UAV e UAV. Già UAV avanza. Qui viene quello che vi dicevo all'inizio del video, ragazzi. Guardate. Allora, pusha questo alla muraglia. Si fa questo sulla muraglia. Si gira. Adesso si gira. Oh, guardate come si è alloccata la mira. Che ne pensate voi, ragazzi? Fatemi sapere nei commenti. Mi sembra un po' strano, infatti. Li fa tutti e due. Fa una faccia pure strana nel web. Sospiro. Non so. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. A me mi sembra strana sta loccata. Ho 23 kill, pusha Vineri. Il primo, il secondo, whippati. Terzo cerchio, 5 team già, ragazzi. Così è bello giocare le rampe. Quando le giocavo io, arrivavi al quinto cerchio che si chiude e stavano 11 team. Le lobby nostre europee. Non ti puoi praticamente muovere. One shot, it's a three man. One shot running away, 21. C'è questo dietro che se ne scappa. Non ha chance. Prima che un aereo in testa. Fa questo nella finestra. È l'aereo. Cazzo, lì sono libero. Ho 28 kill, va a pushare Keep. C'è un sacco di gente. Ovviamente quando chiude della zona di Keep è un casino. Qui uno nascosto in un angoletto, lo va a prendere. Facile, questo lo va via avanzato. Non può capire. Altri tre qua sotto, il primo è morto, ci sono la faccia di squadra. Muore anche il secondo. L'altro se ne scappa fuori. 30 kill già. Wow, questo sparava in iridescente. Si vede che era forte. Quello che l'ho ucciso era in iridescente. Lo ritorna. 31 kill, adesso andrà a pushare senza le sue armi. Però uno giù vicino allo shop, steso, cosa faceva? Muore il primo, prende le armi da terra. Oh, Marco! I got it. Adesso sicuramente gli lasceranno le ultime kill a lui per farsi
per gli altri lo aiuteranno e lo uccideranno. Ovvio. They gotta be lower left right here in this cave. Yeah, yeah, I see, I see. Lo sigo sotto. Flying up. Yeah. They climbed up, they climbed up. Prendi il gas. Oh, they're fucking doing it. Let me get these, let me get these. Giro, giro. Apro la scaletta. You with? Yeah, I'm more here. E come dicevo, lo lasceranno lui. Gli altri neanche sparano. Dai. Per il primo. Wait. Lo mettono a terra. 33 kill. Yes, adesso lasceranno che si resti, vedi, per farsi, per fargli fare la 34esima kill a lui. Wait, let him regen, let him regen. Ha rischiato, no? Se stava da sola l'avrebbe persa questa. Oh, I gotta play, I might scam, hold on, hold on. Tengono d'occhio, glielo faranno fare lui. Non è scarso l'ultimo, eh? Sa quello che fa. E finalmente si fa la 34esima kill, ragazzi. Bene ragazzi, è tutto per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un bel like al video e iscrivetevi per essere sempre aggiornati su Warzone. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.